Ringrazio, sono molto contento, al di là, diciamo così, di una cortesia formale, perché io ritengo che la scuola sia stata, diciamo così, privatizzata in questi anni. La questione della scuola è stata sequestrata a vantaggio degli esperti e sottratta a quello che invece è il luogo in cui la scuola esiste, cioè il discorso pubblico. La scuola è stata rinchiusa dentro le sale dove si riunivano i consulenti tecnici del ministro. Il linguaggio che è stato utilizzato in questi anni per parlare della scuola è diventato sempre più astruso, sempre più specialistico, sempre più autoreferenziale, mentre invece la scuola ha a che fare con questioni che sono elementari, basilari, anzi per essere più precisi, e cioè hanno a che fare con la giustizia nella società, hanno a che fare con la crescita degli individui, hanno a che fare con la costruzione della sfera pubblica. Quindi gli elementi fondamentali che definiscono il discorso sulla scuola sono essenzialmente la politica e la vita degli individui. Politica e vita, ecco, questi sono i due elementi fondamentali. Ascoltando prima l'intervento di Dotti, io credo, l'ho detto appunto in quell'incontro che abbiamo avuto a Roma con alcuni di voi in autunno, qui siamo di fronte ad una riscrittura dello statuto professionale degli insegnanti. Tutta questa manfrina che viene fatta sulla buona scuola non è nient'altro che, diciamo sì, un tentativo, perché poi naturalmente bisogna capire cosa si realizzerà di tutto questo, ma fondamentalmente riprende gli insegnanti dal terreno sul quale si è definita la loro identità professionale nel corso degli anni e rimetterla su una nuova base. E questo è molto grave, naturalmente, però è questo, diciamo, quello che sta accadendo. Il modo con il quale questa operazione viene, diciamo così, si tenta di portarla a destinazione è essenzialmente questa parolina magica che ritorna ossessivamente nelle dichiarazioni del ministro Giannini, che è quella dell'organico funzionale. Ora, questa cosa, c'è un margine di ambiguità nella, perché non si capisce bene se sono funzionali i 148.000 o 120.000 che dovranno entrare, o, come spesso dice il ministro nelle interviste, tutti gli insegnanti devono imparare a concepirsi come a disposizione di chi? Del dirigente scolastico o della rete. Questo è il frutto più avvelenato di una cosa che però era chiara già 20 anni fa, e cioè l'autonomia scolastica. E qui bisogna essere franchi fra di noi, bisogna essere franchi col mondo della scuola, con gli insegnanti, perché il mondo della scuola è stato complice, perché ha 20 anni fa, all'inizio degli anni 90, ha considerato l'autonomia come, diciamo così, la realizzazione di tutte quelle illusioni degli anni 70 e 80, che la scuola aveva, dell'autoriforma. L'autonomia era finalmente l'occasione che si metteva a disposizione del mondo della scuola per fare, così si pensava, per continuare in quella idea che la scuola potesse riformarsi da sola senza avere bisogno dell'intervento dell'odiatissima autorità politica centrale e centralista. In questo, diciamo così, equivoco storico di cui la scuola dovrebbe prendere finalmente coscienza, sono confluiti due correnti diverse: da un lato il cattolicesimo pedagogico italiano e dall'altro quello che restava delle tradizioni laico, diciamo così, socialiste. E cioè fondamentalmente che la scuola è tanto più viva quanto poggia esclusivamente sulle sue basi che sono basi locali, localistiche, il gruppo, il team, il gruppo degli insegnanti, la comunità docente, la quale sola ha, diciamo così, la capacità di capire quali sono i problemi reali del processo formativo. Ecco. C'è, diciamo così, un antistatalismo italiano che oggi viene pagato, perché quando il padrone è il ministro è molto meglio di quando il padrone è il preside o quando il padrone è il dirigente scolastico, perché obbedire al comando politico è una cosa, obbedire al comando di chi ti sta immediatamente accanto è un'altra cosa. Quindi
Questa è la, come dire, chi conosce le cose che io dico e chi conosce, ha letto le cose che io ho scritto, sa, non sono cose condivise. Anche i miei colleghi pedagogisti non le condividono, però questo è quello che io penso dopo aver, diciamo così, lavorato sulla storia della scuola italiana di questi 20 anni. Perché questo è cominciato a succedere quando, diciamo così, il quadro politico che aveva, diciamo così, legittimato la scuola democratica nella sua costruzione tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e fondamentalmente gli anni Ottanta, si è frantumato, si è dissolto, è venuta meno la legittimazione, gli insegnanti sono rimasti privi di un ombrello simbolico che ne legittimava la loro funzione. Dal 1945 in avanti gli insegnanti avevano un compito, e cioè portare gli italiani dentro lo spazio della democrazia, e che significava farli accedere all'alfabeto. Questo è stato il grande progetto democratico. Questo progetto democratico è rimasto in piedi per 30-35 anni. A metà degli anni Ottanta quel grande ciclo, diciamo così, di democratizzazione della società italiana si è compiuto, perché il 100%, diciamo così, del gruppo d'età era a scuola. Quindi, diciamo così, la scuola democratica aveva conseguito i suoi obiettivi e a quel punto è rimasta senza, come dire, missione. E gli ultimi 20 anni sono il complicatissimo tentativo di trovare una nuova, diciamo così, funzione della scuola in una società, diciamo, post-alfabetica, di alfabetizzazione di massa, naturalmente poi con isole che si fanno sempre più ampie di ritorno a condizioni di arretratezza, però tutto sommato, diciamo sì, quella condizione dalla quale noi partivamo, e cioè un paese che aveva ancora larghissime sacche di miseria, arretratezza, cioè diciamo sì, quella miseria italiana che la Seconda Guerra Mondiale aveva consegnato alla nuova democrazia, è stata, diciamo sì, svuotata nel corso di quegli anni che compresi tra, se uno dovesse periodizzarli, 1951-1985. Da 20 anni la scuola italiana è oggetto di assalti continui. Non è Renzi, la buona scuola, che è naturalmente uno slogan azzeccato, io non sono d'accordo, cioè è efficacissimo dal punto di vista della propaganda politica. La buona scuola è, però la buona scuola è da 20 anni, cioè non c'è maggioranza politica che si succeda al governo del paese che non avanzi una pretesa a proporre la propria versione della buona scuola. Abbiamo Berlinguer, poi abbiamo avuto la Moratti, poi abbiamo avuto di nuovo Prodi, poi abbiamo avuto la Gelmini, e alla fine abbiamo avuto Renzi che queste cose, diciamo sì, avendo un certo piglio, una certa anche prontezza giovanile, ha capito che quella era la posta in gioco, cioè ognuno voleva proporre la sua versione della buona scuola. Che cos'era la riforma dei cicli di Berlinguer, che cos'è stata la riforma Moratti, se non una, diciamo sì, tentativo di dire agli italiani questa è la nuova buona scuola. Abbiamo avuto una buona scuola, perché sì, è vero che la buona scuola presuppone che ci sia una scuola che non funzioni, però c'è anche la possibilità di dire abbiamo avuto una buona scuola che ha fatto bene il suo compito, adesso quel compito si è esaurito, è venuto il momento di voltare pagina e di trovare una nuova buona scuola. Non è necessariamente una buona scuola che sostituisce una cattiva scuola, è una nuova buona scuola. Però sono vent'anni che si tenta di trovare la buona scuola. Quindi, allora, o uno colloca, diciamo così, quello che sta succedendo in un ciclo che è italiano naturalmente, perché le cose che accadono da noi hanno, diciamo così, il segno della storia del nostro paese, delle caratteristiche anche delle culture politiche che si muovono nel nostro paese, però è anche, diciamo così, una questione di carattere internazionale. C'è un nuovo ordine scolastico europeo, occidentale, perché le cose che sono successe o che stanno succedendo in Italia sono successe in Inghilterra, sono successe negli Stati Uniti. C'è un grandissimo libro di una americana che si chiama Diane Ravitch, che ha avuto anche una certa discussione in Italia, ne ha parlato Giorgio Israel sul Foglio e così via. La Ravitch è stata un ministro dell'educazione dell'amministrazione Bush, adesso primo Bush, non vorrei dire una sciocchezza,
un'intellettuale ebrea democratica newyorkese che a un certo punto si è lasciata sedurre da questa idea di una scuola più dinamica, più competitiva, fatta di voucher, fatta di intervento dei privati, e che però a un certo punto, e che quindi ha deciso di partecipare a questa operazione, e che poi ha capito che non si stava andando da nessuna parte. Ne ha scritto un libro in inglese che non è stato tradotto in italiano, che si chiama The Death and Life of a Great American School System, no, morte e vita del grande sistema scolastico americano, in cui lei racconta quello che è successo negli Stati Uniti a partire dagli anni 90, l'ingresso massiccio di nuovi finanziatori, con una caratteristica fondamentale: il sistema americano è un sistema a larghissima base privatistica, ma fino a un certo punto, diciamo così, i pagatori non intervenivano direttamente nell'organizzazione del sistema scolastico. A partire dall'ingresso di Bill Gates, di Walmart nel finanziamento della scuola americana, a un certo punto chi dava i soldi voleva, diciamo così, dire la sua su come doveva essere organizzata la scuola, ma soprattutto su quale doveva essere la didattica che si faceva a scuola. C'è stata, diciamo così, l'abolizione di qualsiasi forma di mediazione tra chi metteva i soldi e chi esercitava poi la funzione educativa. Ora, la privatizzazione, naturalmente tutto questo in Italia non succede, e voglia dire, sì, è vero, c'è un trasferimento di fondi alla scuola privata. Non credo sia, francamente vi dico, non credo che sia questo il punto fondamentale. La scuola pubblica oggi è sotto attacco, ma non perché c'è la defiscalizzazione. Chiaro, la scuola pubblica è sotto attacco perché la scuola pubblica, io ho l'impressione che sia stata progressivamente sradicata dal terreno sul quale era stata fondata, viene progressivamente, lentamente ma inesorabilmente trasformata in un apparato burocratico destinato al trattamento di una moltitudine sommariamente scolarizzata. Questa è la mia idea, cioè che il problema è un impoverimento della scuola, ma delle funzioni della scuola. La scuola dello Stato, la scuola pubblica in quanto affidata alle cure dello Stato, viene, come dire, privata della sua funzione di formare cittadini ad alti livelli di qualità. E questa operazione viene fatta, e questo è un mio, diciamo così, cavallo di battaglia, viene fatta attraverso la riduzione del valore dell'istruzione classico-umanistica, perché significa sottrarre allo Stato il vertice culturale. Si dice: voi potete fare l'istruzione tecnica, potete fare l'istruzione professionale, ma il liceo classico, meno gente ci va e meglio è. Questo significa dire che lo Stato non ha più una scuola di qualità. Questo è. Questo è, diciamo così, la privatizzazione della scuola. Significa dire: la scuola pubblica esiste, perché nessuno, neanche la Thatcher, ha mai messo in discussione la scuola pubblica. Perché nelle società contemporanee la scuola pubblica ha funzioni di certificazione che sono, diciamo così, inestirpabili dal funzionamento del sistema. Quindi non è possibile, diciamo così, abolire la scuola pubblica. È chiaro? Il problema è però quali sono le funzioni. Allora, la scuola pubblica diventa la scuola dei poveri. Dei poveri. I ceti medio-bassi della società italiana in questi ultimi 20 anni hanno subito un bombardamento ideologico che li ha convinti a andare via dall'istruzione classico-umanistica. Cioè, quello che è stato detto è che i figli della piccola e media borghesia non avevano il diritto di studiare il latino di Cicerone o il greco di Eschilo e di Sofocle. Questo gli è stato detto. Gli è stato detto: è meglio se andate a fare l'istruzione tecnica e professionale. Io vorrei sapere che fine hanno fatto i figli degli avvocati, dei notai, dei medici, dell'alta borghesia italiana, che non credo abbiano iscritto i loro figli agli istituti tecnici. Quello che è stato intimato e è stato detto ai figli della, ripeto, piccola e media borghesia: non vi fidate dell'istruzione classica, perché non vi porta da nessuna parte. Cioè, il principio che è stato ribadito è che chi ha poche risorse non ha diritto di accedere alle fonti della cultura superiore.
Questo è il processo di indebolimento della scuola pubblica. Significa sottrarre alla scuola pubblica il suo vertice culturale. Lo Stato si occupa della scuola, ma si occupa essenzialmente di un'altra cosa, cioè di una macchina altamente burocratizzata che tratta masse di studenti che sono sommariamente scolarizzati. Poi i circuiti formativi delle élite vengono sottratti al controllo dello Stato e affidati al mercato. Vengono affidati, e siccome siamo in Italia, questa operazione di sradicamento dei circuiti formativi dell'élite dal terreno dell'istruzione pubblica è essenzialmente un invito alle famiglie a mandare i figli all'estero. Perché se è vero che in tutti gli altri paesi europei questi processi di cui sto parlando sono accaduti, è anche vero che tutti gli altri paesi hanno conservato un controllo sui vertici dell'istruzione superiore, perché la Francia ha il sistema delle grandes écoles, perché l'Inghilterra ha Cambridge e Oxford, per non parlare degli Stati Uniti d'America, ma noi non abbiamo nessun equivalente delle grandes écoles francesi, non abbiamo nessun equivalente italiano di Oxford e Cambridge, non abbiamo nessun equivalente italiano del sistema delle Ivy League delle università americane. Allora, questo è il punto, cioè la crisi italiana è la crisi del sistema nazionale di formazione. Allora, voi vi confrontate con due ordini di questioni che sono strettamente collegate. Da un lato stanno riscrivendo il vostro statuto professionale, la vostra identità professionale, e dall'altro stanno indebolendo le funzioni della scuola pubblica, nel senso che la scuola pubblica non è più destinata a formare i livelli superiori della società. Sempre di meno la scuola pubblica è destinata a formare i livelli superiori della società. Queste due cose sono strettamente collegate, perché naturalmente l'indebolimento del prestigio della scuola pubblica passa attraverso l'indebolimento del prestigio dell'insegnante. E l'indebolimento del prestigio dell'insegnante si ottiene scollegando l'insegnante dalla disciplina, perché naturalmente il presidio dell'autonomia dell'insegnante è il suo legame con un sistema culturale autonomo, perché l'autonomia non è l'autonomia gestionale della scuola, ma è l'autonomia della funzione insegnante. L'autonomia della funzione insegnante è garantita dal fatto che l'insegnante risponde alla cultura, risponde alla disciplina, risponde alle richieste oggettive dei modelli di conoscenza di cui l'insegnante, in quanto insegnante di quella materia, fa parte. Quando viene indebolito il rapporto tra disciplina e insegnante, si indeboliscono le basi oggettive dell'autonomia, dell'esercizio della funzione docente su basi di autonomia. E allora l'insegnante a disposizione è un insegnante che può insegnare matematica, ma perché no, può anche insegnare fisica, può insegnare biologia, l'insegnante che insegna italiano può insegnare anche filosofia, perché che fa? In fondo sono materie umanistiche, gli ambiti, questa idea che l'insegnante non appartenga più alla disciplina, ma appartenga a un generico ambito disciplinare. Questi sono i modi con i quali la qualità di un sistema formativo viene minato alla base. Chiaro? Ora, concludo, questo naturalmente comporta, diciamo così, non un mettersi all'opposizione, perché io non credo che serva a nessuno dire sempre no, perché le cose che stanno succedendo non sono le cose che un cattivo Renzi fa a danno di qualcuno, sono processi oggettivi. Ripeto, un intero modello formativo si è esaurito, perché si è esaurita la società che aveva giustificato quel modello formativo. La società italiana, le società occidentali degli anni 50, 60, 70, 80 non ci sono più i ceti sociali di riferimento. I nuovi ceti medi sono cosa molto diversa dalla, come dire, borghesia italiana degli anni 60 e 70. Quindi è inutile pensare di potersi fermare. La società è cambiata, sono cambiati i gruppi sociali di riferimento e cambia anche la scuola. Però io credo che gli insegnanti debbano, diciamo così, sganciarsi da un punto di vista angustamente sindacale.
lavoriamo tutti, abbiamo tutti condizioni di lavoro, queste condizioni di lavoro sono cambiate per tutti. Prima con Gianluca ci dicevamo che senza che nessuno abbia, diciamo così, proferito parola, noi siamo passati, noi professori universitari siamo passati da 60 ore di insegnamento a 120 ore di insegnamento, cioè il nostro carico didattico è raddoppiato senza che ci fosse stata nessuna revisione del contratto, a parità di salario, diciamo così. I professori universitari non sono sindacalizzati, i professori universitari considerano, diciamo così, disonorevole occuparsi di questioni di soldi, perché hanno questa ideologia dell'onorario. Però, diciamoci la verità, c'è un disciplinamento della forza lavoro che colpisce tutta la società, ma non solo la società italiana. Allora, queste cose quindi riguardano tutti. Il punto però è un altro: fin quando gli insegnanti si attestano sui due, diciamo così, pilastri che hanno caratterizzato la loro posizione in questi anni, cioè si sentono vittime. E cioè, che cosa, qui mi sono appuntato, che cosa si vogliono sentir dire i professori? Che sono bravi, che non sono degli scansafatiche, cioè chiedono un riconoscimento. Ma questo è un modo per diventare passivi, per diventare subalterni, perché naturalmente il titolare del valore è sempre qualcun altro, è qualcuno che ti deve dire che sei bravo. Tu non sei in grado di dirtelo, te lo vuoi sentir dire, è chiaro? E questa è la prima parola. Il vittimismo degli insegnanti in questi anni è stato un elemento fondamentale, diciamo così, della subordinazione della scuola. Si sono interrotti i rapporti intellettuali tra mondo della scuola e mondo dell'università, e oggi gli insegnanti sono privi di una voce pubblica che non sia una voce sindacale. Esiste, diciamo così, a parte, diciamo così, le meritevoli cose che fa la Gilla, che naturalmente ha una storia diversa, non è un sindacato, diciamo così, o non è soltanto un sindacato, ma esiste oggi una rivista di cultura della scuola, che non sia una rivista che vi dice come si deve fare lezione, quali sono le unità didattiche, quali sono i moduli, ma una rivista nella quale discutete di questioni che hanno a che fare con la vita intellettuale del paese, con i libri, con le idee filosofiche, con le posizioni politiche. C'è questa cosa. C'è una biblioteca del professore, c'è oggi la possibilità di dire, e sì, qual è la biblioteca del professore? Allora, queste cose, questa segregazione del mondo della scuola rispetto al mondo della cultura militante, che non sono i giornali, perché nei giornali non si discute più di niente, questa segregazione del mondo della scuola rispetto al mondo della cultura militante ha isolato i professori e ha impoverito la vita scolastica. La scuola è oggi più di 30 anni fa. Paradossalmente la scuola dell'autonomia oggi è più disciplinata di quanto non fosse la scuola del vecchio sistema centralistico, perché il disciplinamento ormai entra dentro il vostro modo di insegnare, vi si spiega che cosa dovete dire, come lo dovete dire, come dovete spezzettare il vostro insegnamento. Queste sono le cose che sono successe. Allora, non dire sempre di no, ma cominciare ad assumere un nuovo protagonismo nella società italiana. Ripeto, un protagonismo di natura culturale, perché la scuola vive di parole, e l'unico modo per invertire la rotta è ridare un linguaggio alla scuola, un linguaggio pubblico. Negli anni 70 i dibattiti sulla scuola si facevano con Pierpaolo Pasolini, si facevano con Franco Fortini, perché si riteneva che il discorso sulla scuola fosse un discorso che riguardava i rapporti politici nella società. Oggi si ritiene che il discorso sulla scuola sia un discorso che riguarda l'organizzazione del lavoro scolastico. Così non si va da nessuna parte. Queste sono le cose che oggi, sono i compiti che oggi gli insegnanti hanno di fronte, perché nessuno lo farà al posto vostro, nessuno. È necessario che dal mondo della scuola venga una voce chiara che abbia il coraggio di rimettere in discussione i presupposti ideologici nel nome dei quali la scuola oggi viene concepita. Se gli insegnanti non tornano a leggere Gramsci, se non tornano a leggere Hegel, se non tornano a leggere i testi, diciamo così, fondamentali della cultura politica novecentesca, il mondo della scuola sarà sempre di più un mondo subalterno, perché parlare di didattica significa parlare di qualcosa che è stato già pensato, i cui presupposti sono assunti e rispetto ai quali gli insegnanti non hanno nessun tipo di controllo. Il compito degli insegnanti è dire invece che cosa significa quello che sto facendo e nel nome di quali principi teorici viene stabilito che quello che sto facendo deve essere fatto così.
Questo è il compito della scuola. E il compito della scuola che ha, se uno deve dire dove andrà la scuola, si aprono due strade: o una definitiva subordinazione del mondo del professorale, del mondo dei docenti, i quali diventeranno dei funzionari a disposizione di un dirigente scolastico molto esigente, il quale può essere anche un'ottima persona, perché i dirigenti scolastici vengono dal vostro mondo, non sono dei marziani, e quindi molte volte sono in grado di fare un ottimo lavoro. Il punto non è questo però, il punto è quali sono le parole che ci parlano, quali sono le parole che noi usiamo? Siamo parlati dalle parole che usiamo o parliamo il linguaggio? Questo è un problema. Ed è paradossale che delle persone che in fondo costruiscono la soggettività dei loro giovani studenti attraverso il linguaggio, dei fatti poi siano parlati da un linguaggio che non controllano. Allora, questo è il compito della scuola, riappropriarsi dei fondamenti ideologici della propria identità. Grazie. Grazie davvero al...